Nei primi anni del 1800, Brighton ebbe un grande sviluppo come località balneare dove molti londinesi vi si recavano in vacanza. La grande spiaggia, prevalentemente formata da ciottoli, lunga una decina di chilometri, offriva ai villeggianti giornate di sole e serenità. Constable vi si recava spesso per raggiungere la sua famiglia che gli si era trasferita. L'artista non apprezzò mai né la cittadina né l'ambiente borghese che riteneva superficiale e soffocante, preferendo a questi la tranquillità del suo atelier a Londra. Per capire quanto questo sentimento fosse forte in Constable si può leggere uno stralcio di lettera che l'artista inviò all'amico John Fisher. Brighton è il ricettacolo dei ricchi e della feccia di Londra. La grande bellezza del suo mare e la sua eterna voce sono sommerse dal fracasso e si perdono nel rumore delle diligenze, delle carrozze, eccetera. E la spiaggia è come una Piccadilly portata al mare. Signore vestite e svestite, gentiluomini con abito e ciabatte al mattino, domestici, bambini, bambinaie, cani. Tutto è mescolato insieme in una confusione indecente. Malgrado questo aspro sentimento, Constable a Brighton realizzò numerosissimi schizzi e pitture ad olio con soggetto il mare. I pescatori al lavoro, le variopinte barche a vela che spezzavano la linea dell'orizzonte, le nuvole che pigre attraversavano il cielo grigio specchiandosi sul mare, furono i soggetti preferiti dal grande pittore inglese. Un artista eccezionale e un uomo dal carattere mutevole con evidenti sbalzi d'umore riscontrabili nelle numerose lettere che scrisse. I suoi cambiamenti di idee trovano riscontro anche nell'opinione che aveva di Brighton. In un'altra lettera si legge: «Di Brighton e dei suoi dintorni, ora così famosi, basta dire che forse non c'è in Europa un altro luogo dove si trovano combinati così numerosi elementi, propizi alla salute e al piacere. Uno dei più grandi, dei più splendidi e allegri luoghi del regno, il ritrovo di una moltitudine umana di ogni classe sociale». In questa trattazione però a noi interessa il Constable artista e in particolare l'opera La spiaggia di Brighton con carboniera. Quest'olio su carta ci racconta di un momento della giornata sulla spiaggia di Brighton dove le carboniere portavano il combustibile fossile alla città in espansione economica. Sullo sfondo è visibile una parte del ponte Chain Pier, costruito nel 1823, che compare anche in un'altra opera dell'artista. Qui Constable mette in evidenza la movimentata vita sulla spiaggia popolata da pescatori e sullo sfondo lo sfarzo dei nuovi hotel di Brighton e dei quartieri residenziali. La spiaggia di Brighton con carboniera è caratterizzata dalla calda luce di una sera d'estate. L'artista compose il dipinto con pennellate precise e delicate, cercando di comunicare un'atmosfera di luce calda e biancastra. Il risultato è un'opera che suggerisce un fermo immagine di una giornata qualunque dove Brighton, città operosa, si spende a favore di una crescita sociale ed economica con l'arrivo delle carboniere e dei pescatori concentrati nel lavoro.